la dolcissima Creamy nello specchio. Non c'è nessuna fretta, possiamo giocare insieme ancora un po'. No, dobbiamo affrettarci se vogliamo metterci in prima fila. Largo che arrivo! Midori, che ne diresti di divertirci insieme? Eh? Ah sì, che bello! Wow! Wow! Oh. Che paura! Ehi, riparte! Sei un figo! Aiuto! Muoio! Midori! Midori, aiuto! Fermate la giostra! Fermatela! Sì, fermatela! Avrebbe dovuto rendersi conto dei suoi limiti. Oh, non essere così severo con lui. Ha cercato di fare del suo meglio. Beh, non ci ha riuscito. Non si può certo dire che sia un vero uomo. A proposito, Yu, lo spettacolo sta per cominciare. Lo so, ma non posso certo abbandonare Midori in questo stato. Beh, vediamo un po' che cosa si può fare. Voglio tentare di nuovo e questa volta giuro che non sverrò. Yu, senti, io posso riprovare. Beh, credo che possa bastare, Midori. Non mi sembra il caso di insistere per oggi. E comunque lo spettacolo di Creamy sta per cominciare. A dire la verità, a me non interessa Creamy. A me interessi. Dobbiamo sbrigarci. Yu, dove stai andando? Dobbiamo andare da questa parte. No, è da questa parte. Aspettami, Yu. Non posso aspettarti. Ma dove sei? Dove ti sei cacciata, Yu? Non posso aspettarti. Oh, oh no! Oh. Aspetta, Yu! C'è qualcuno che ci guarda. Dove? Scusatemi tanto! Oh, ma dove posso andare? Eh sì, credo che sia il posto giusto. Casa degli specchi. Vietato l'ingresso. Devo sbrigarmi. Oh. È divertente, vero? Salve! Ehi, Yu, ti pare il momento di giocare? Oh, sì, dimenticavo. Bacchetta! Pampulo, pimpulo, parim, pam, pum! Pimpulo, pampulo, parim, pam, pum! E adesso sbrighiamoci. Aspettami! Ois, oh, è caduto. Yu è scappata e mi ha lasciato qui solo, soletto. Cosa ti è successo? Che cosa ci fai lì per terra? Ma tu sei Creamy. No. Brava, Creamy! Brava, Creamy! Brava, Creamy! Grande amore intorno.
sei splendida, sei grande. La vera è già qua. Ma forse lui non sa che è me. Su, Midori, non fare lo stupido. Lo scherzo è durato abbastanza. Non sto affatto scherzando, era Creamy, ne sono sicuro, sono pronto a giurarlo. Senti, te lo ripeto per l'ennesima volta, a quell'ora Creamy era già sul palco che cantava. Non puoi averla vista, è impossibile, arrenditi all'evidenza. E invece ti dico che l'ho vista. Allora devi averla proprio vista, ma era soltanto un sogno. No, prendermi! Le ho persino stretto la mano, ecco, vedi, questa mano. Ma questa è bella, in genere per stringere la mano si porge la destra, te lo sei dimenticato forse? Sì, no, chi porge la sinistra per farlo, avanti. Ma ti assicuro che Creamy mi ha stretto la mano sinistra. Tu credi a quello che ti dico, vero, Yu? Sì, ma secondo me hai solo visto una ragazza che somigliava a Creamy. Sì, era un'altra Creamy. Ok, contento tu. Mancina, molto strana. Due crepe al caviale e tre al salmone. Sì, d'accordo. Ho notato che quando c'è Yu in negozio i clienti ordinano sempre crepe costose. Cosa intendi dire con questo, eh? Stai forse cercando di dirmi che io non ci so fare? No, non intendevo questo. Volevo solo dire che a te i clienti chiedono le crepe a buon mercato. Ecco, solo questo. Yu, rispondi tu, per favore. Va bene. Pronto, sono Yu. Oh, ciao Toshio, come mai mi hai chiamata? Accendi la televisione, sta cantando Creamy. Eh? Oh. Santo cielo, proprio nell'ora di punta. È sicura di quello che dice? Sono dichiarazioni importanti per una star della canzone. Sì, io sono per il libero amore e torno a ripetervi che l'uomo che amo è Jingle Pentagramma, il presidente della Parthenon Production. Dice sul serio? Ah, è una dichiarazione bomba. Ma cos'è questo programma? Non capisco. Cosa sta succedendo? Boh. Yu, devi assolutamente fare qualcosa. Già, hai ragione. Mamma, io esco un momento. Yu, dove stai andando? È tardi per uscire. Una crepa alle patate e una ai fagioli. Non potrebbe ordinare qualcosa di più costoso? Forse è vero che Yu se la cava meglio di sua madre. Signori, vi prego, basta, per favore. Dovrete passare sul mio cadavere per strapparle le parole di bocca. Non puoi dire che non ne sapevi niente. Ma ti assicuro che io non ho mai detto una cosa del genere. Sei convinta di soddisfare così le domande dei giornalisti? È la verità, credimi. Andiamo, è inutile discutere se l'abbia detto o meno. Il problema è che linea adottare. Jingle, mi sbaglio, ne sei quasi entusiasta. Beh, certo, non mi dispiace. Mascalzone! Aia, ogni episodio è uno schiaffo. Senti, Creamy, non combinarmi più scherzetti del genere, hai capito? E per favore, parla con me prima di fare dichiarazioni simili alla stampa, ok? Ma insomma, ti ripeto che non ho mai fatto quelle dichiarazioni. Forse io ho capito. Allora, quando tu parlavi dell'amore, intendevi qualcosa di simile a quello che esiste tra fratello e sorella. Sarebbe meglio che certe cose me le dicessi in privato. Come osi? L'hai sentita? Sei pronta, Creamy? Ok. Santo cielo, ma che significa questo? Chissà che cosa le è successo. Ah, le donne, non riesco proprio a capirle. Toshio, tu non faresti mai una cosa del genere, vero? Sai che non...